sembrava di essere tornati ai mitici tempi del ciclone. Intervista a Leonardo Pieraccioni e il punto sul grande successo del BIF di quest'anno. Anche noi eravamo presenti al BIF. In particolare, come la maggior parte dei casentinesi, la nostra attenzione e curiosità è stata richiamata dalla presenza di Leonardo Pieraccioni, tornato nel nostro Casentino per parlare di un progetto di solidarietà che ha recentemente sostenuto. Solidarietà in buone mani ha permesso la costruzione di una scuola in Sierra Leone. Per parlare di questo progetto e degli altri del mitico Pieraccioni, lo abbiamo incontrato all'Hotel Legreti, prima del suo intervento al festival. Leonardo inizia subito l'intervista parlando proprio dell'intervento umanitario della Onlus. E dopo aver fatto la scuola proprio con le nostre, non con le nostre mani, ma con i nostri mezzi, ha pensato bene di fare qualcosa quando i ragazzi non vanno a scuola. Infatti io ho detto no, facciamo qualcosa per quando fanno la forca, come si dice noi a Firenze, cioè quando marinano la scuola. Dice no, questo mi sembra brutto, facciamoli qualcosa per fargli fare un po' di sport. Allora stiamo costruendo un centro polivalente. Centro che sta nascendo con, grazie ai proventi di una asta benefica che abbiamo fatto durante il film, abbiamo venduto tutto, compreso le mutande smesse di Ceccherini e il reggiseno di Panariello, che notoriamente si deve nascondere le tette perché ormai c'ha una certa età. Oggi speriamo di raccogliere quel, non ti dico il 30%, ma il 10%, e la cosa che mi piace di questa fondazione solidaristica in buone mani, per chi vuole andare a vedere sul web, è che piglia, partono e fanno, capito? Sai, spesso e volentieri no, ci sono un pochino più di difficoltà, ci sono delle lentezze, si leggono spesso sui giornali. Invece più piccola è la fondazione, l'associazione, e più pigliano questo occorrente e vanno là. Per cui quando mi hanno fatto vedere anche per esempio l'inaugurazione di questa scuola dove c'erano tutti i bambini, è stato emozionante, perché anche tutti coloro che ci vogliono aiutare, poi andando sul sito, vedono proprio la gioia negli occhi di questi bambini, che poi gioia, secondo me sta meglio senza scuola. Tu gli hai fatto la scuola, secondo me ti danno delle bestemmie incredibili, però a parte il ruzzo l'istruzione è importante, e con Don Giuliano questa cosa ormai sta andando avanti. Abbiamo tentato di vendere anche la barca del galeone dell'ultimo film, ma quello c'è rimasto qui proprio, l'abbiamo smontato, l'abbiamo bruciato facendoci sopra le bistecche. Continuiamo chiedendo al grande comico toscano perché è così affascinato dal Casentino e perché ha scelto molto spesso la nostra terra per girare i suoi film. Ho fatto la strada da Firenze a qua, e già quella è una strada che ti porta veramente a un paradiso, per quanto mi riguarda è un paradiso cinematografico, per cui mi piacerebbe farceli qui tutti i film, come Woody Allen li fa tutti a Manhattan, io li fo tutti in Casentino, però insomma ce ne ho girati tante, anche perché non è Casentino, ma la moglie bellissima Anghiari non è Casentino. È Casentino, no. Te che hai studiato di più di lei è Casentino, non è, però insomma è sempre l'area aretina, che è tanta fortuna, ma sai, non è che è fortunato, è che quando racconti la provincia bella, qui scenograficamente è fantastico. Con una parola come definiresti il tuo rapporto con il Casentino e con i casentinesi anche? Amoroso sicuramente, per cui un rapporto d'amore, ma sai quando le cose... Il successo di un film è la cronaca, e quella ti fa tanto piacere se c'è. È però il durante che è importante, perché diventa poi il film, rispetto al territorio dove l'hai girato, per te personalmente, anche il filmino delle vacanze, no? Per cui inizia la cronaca da quando inizia il film andare nelle sale. La cosa bella è quello che hai vissuto durante, e durante ho sempre vissuto dell'estate fantastica. Poi è chiaro, se tu ci metti anche, al di là del ricordo della bellezza dell'estate passata, un risultato importante, tanto meglio. Però insomma io il Casentino l'ho sempre vissuto in prima persona e non come cronaca, dice allora è un posto fantastico perché il film andava bene non ci vado più, no, è divertente ripensarlo, proprio perché è stata sempre, ma come tutti i film devo dire, solamente un paio di film
film ho tra virgolette un pochino più sofferto sono quei film on the road, dove magari produttivamente un pochino più difficile, ma quando sei fermo in un bel casolare, in un bel albergo dove vicino ci sono dei posti dove si mangia bene, è un'estate per forza eccezionale. È stato un po' il tuo portafortuna alla fine con il ciclone a Stia, e diciamo tutto è partito da lì. Sì, sai, è un film che abbiamo scritto, che si è scritto da solo. Ci sono dei film che ci devi pensare un pochino di più, dei film invece che sembra che tu ce l'abbia già scritti e non tu debba altro che sbobinarlo. Quando si scriveva con Veronesi, il film è venuto in 25 giorni, l'abbiamo finito. Tant'è vero che c'era Vittorio e Rita Cecchicori, che erano gli allora produttori, che ci chiamavano e ci diceva: a che punto siete? E non gli si voleva dire se era finito, perché si sembrava due avessero tirato via. E allora si diceva: siamo alla fine del primo tempo. E loro dicevano: porca miseria, ma andate velocissimi, già è il primo tempo. E noi zitti, si andava a giocare a briscola. E all'epoca Veronesi era appassionato di barchette telecomandate, mi portava in un laghetto all'Eur, così ci vedevano insieme, dice: chissà che fanno. In realtà si era finito. Questo perché? Perché evidentemente ci sapeva tutta quella storia. E poi è stato anche un successo che non ci siamo in realtà goduti, perché abbiamo subito cominciato a scrivere Fuochi d'artificio, ci faceva grande piacere, ma non è che si faceva quei salti di gioia che uno avrebbe dovuto fare, il che vuol dire ancora di più che era tutto naturale. Le cose, quando sono naturali, evidentemente la gente le avverte. In un momento come questo l'importanza è già tre volte lei vuol dire qualcosa ed è tre E qui interviene un'altra giornalista che riporta l'attenzione di Pieraccioni sul BIF e sul cortometraggio. Ma noi che ci sa 50 anni ci si ricorda perfettamente quando al cinema c'era il corto in abbinamento. Ed era fantastica l'idea. Allora la cosa buffa, la cosa che forse non dovrei nemmeno dire, ma io mi tengo un cecio in bocca, come si dice. La cosa buffa è che quando io l'ho proposto, perché il cortometraggio è particolare, molto particolare, e molto divertente sarebbe da vedere, è serissimo, è una cosa che non c'entra niente con tutte le cose che faccio. Quando io l'ho proposto, loro mi hanno detto: beh, sai, però non facendo parte del film, tante sale preferiscono fare le pubblicità che non un'altra cosa, se no li vai a inficiare quegli 8 minuti, il che mi ha fatto un po' tenerezza da una parte, perché ho detto: porca miseria, il cinema non è messo bene. Sono ritornate nelle sale le pubblicità come quando io ero ragazzo, dei gommisti, delle pizzerie, l'hai viste? Per cui fanno anche un po' effetto, perché in queste sale fantastiche improvvisamente pizzeria Mariella, se arrivi prima delle 21 ti diamo una birra in omaggio. E io ho capito allora che il mio corto ruberebbe degli incassi alla sala per la pizzeria Mariella. Si conclude così la nostra intervista al mitico Pieraccioni. Di tutti i film che l'attore e regista ha girato, ci immaginiamo che quello che tutti hanno in mente, di cui tutti i casentinesi conoscono le battute a memoria, sia il ciclone, che ha reso la nostra valle il portafortuna di Leonardo e tutti noi un po' più orgogliosi di essere casentinesi. Anche per il casentino il ciclone, che soffiò nell'estate del 96, è stato un grande momento e il suo arrivo è stato un po' come quello delle ballerine di flamenco per Levante Libero e Selvaggia. Gino! Gino! A proposito, Gino Guarini, babbo d'Osvaldo, cioè mio nonno, morì proprio il giorno che nacque il mio Gino, povero nonno. Aveva sempre voluto vivere da solo. E da solo una mattina si spensa all'improvviso. Mi ricorderò sempre quello che mi disse il giorno prima di partire. Io gli dissi semplicemente: Gino, domani vai in Spagna! E lui, altrettanto semplicemente, mi rispose: Olè!